Dunque, ah, questi sono gli stessi di questi qua, l'astuccio a fatto canestro, quindi passiamo oltre l'astuccio, però tu non devi andare dentro. Passiamo ai Crayoka Metallic Colored Pencil. Sì, facciamo anche le matite per completezza. Quante volte avrò detto completezza in sto video? Dovrò mettere i numerini. Li segnerò. E facciamo... boh, questo colore qua. Che colore è? Rosa magenta. Rosa magenta rosso. Non lo so. Come si chiama questo colore? Boh, qualcuno di voi lo sa? Spero si capisca che colore è. Ora ve lo faccio vedere più da vicino. Che colore vi sembra? Non rende però molto in video. Una specie di rosa per me, un rosa marroncino, magenta, non so. Forse è magenta, magenta metallico. Il nome deve essere sempre lunghissimo, giustamente, ovvio. Metti a fuoco. Grazie, caro. Allora. Belli colori metallici. Anche a matita. L'avevo fatto vedere sul bullet journal, poi se non l'ho fatto vedere bene, perché non li ho fatti vedere bene, ne sono sicura, ve lo faccio vedere tra poco. Vale, e un altro fatto. Mettiamo qua l'Uniball. Passiamo agli Helios. Helios Triangular. Li ho aperti di qua, solo perché non c'era il... lo scotch, e siccome io sono una persona molto pigra, allora ho voluto aprire da dove già non c'era lo scotch. Quindi da qua, questi sono, dicevamo, non cadete, stavano per cadere, se non si fosse capito. Helios e le storie tese. Ditemi che l'avete capito. Non fa ridere, lo so. Triangulash. Questo lo può capire solo chi gioca con me. E ti ha Predator, vi metterò sotto il link, anche se comunque... Allora, dove sei, pezzo? Vabbè, io sto cercando il pezzo tagliato, perché io sono una persona troppo precisa a volte. Anche sotto non lo trovo più. Allora, non fateci caso. Vi metterò sotto il link di Tia Predator, però ce l'ho già segnato nelle informazioni il suo link, se volete, che è il canale a me affiliato. Anche questo l'ho voluto aprire da qua perché non c'era lo scotch, quindi niente. Sono strana? Pigra? Può darsi. Vediamo che colore prendiamo. L'azzurro scuro, che a me piace. Azzurro scuro. Queste sono le Giotto Turbo Color. I pennarelli dei bambini. Comunemente chiamati pennarelli dei bambini. Che sono anche quelli del supermercato. Scriviamolo subito. Poi abbiamo anche... i Dual Brush Pen Color. E vediamo che colore usiamo. Facciamo questo verde acqua. Mi ispira il verde acqua. State dritti qua, perché allora iniziamo con la punta piccola, la punta grande. Facciamo la punta piccola perché lì è tutto piccolo. Vi ricordo che giù in descrizione vi metterò tutti i link ai materiali che ho usato, ai miei social, al mio libro e basta, sì. E ad altri video, però credo che ve li metterò qua, mi sembra, sì, giusto qua. Ve li metterò qua quando
li nomino nel video. E ora proviamo la punta, quella grossa. Questi sono economici. Se non vi piacciono, non vi dirò nulla, cioè sono economici perché io non ho soldi, tutto qua. Quindi non vi aspettate chissà cosa da questi. Allora. Sì, lo riscrivo perché è giusto così. Così almeno siamo precisi. Ok, bene. Siamo arrivati a questi qua, che sono vecchissimi. Infatti me ne sono rimasti veramente pochi di questi. Dovrò comprarne degli altri. Dual brush pen 60. No, che dual brush pen. Dual brush pen. Cioè, veramente io mi sto confondendo questi con questi. Sono fusa. Sono veramente fusa. Facciamo sto rosa qua, va. Di rosa ne ho fatto veramente poco. Beh, che brutto sto rosa. Non cadere. Scusate. Ma perché vi chiedo scusa? Sono io che devo chiedere scusa a me stessa che faccio casini. No, vabbè, ragazzi, sto scherzando. Scusate a voi. E questi sono gli Stabilo Pen 68. Non brush. Sappiatelo. Nonostante siano vecchissimi, quelli che mi sono rimasti comunque funzionano ancora bene. Qui c'è il brush, qui non c'è il brush, attenti. Poi andiamo avanti. E ora ci mancano questi. Siamo delle persone orribili. Io sono una persona orribile, sappiatelo, perché io devo provare tutto. Punto. Quindi so che questa carta non va bene per gli acquerelli. Però, oh. Diamogli fiducia. Questo video sarà lunghissimo. Allora, vediamo. Facciamo sì, questa l'avevo comprata io. Vecchia, vecchia, dell'anno scorso, cioè non è che abbia tantissimo anno, però anno. Tantissimo anno, non tantissimi anni, giusto, ovvio. E facciamo il blè. Il blè. A me piace il blè. Allora, vedi di scendere acqua per cortesia. Esci. Esci da questo corpo. Sì, ce l'ha fatta. Ok. E ta-da, ta-da-ta-da-ta-ta. Ok, perfetto. Mi serve un fascioletto. Perché è sempre utile avere un pezzo di carta morbida o stoffa per poter pulire il pennello. Fidatevi, è una cosa buona. Poi dategli una pulita anche quando potete, magari un po' più spesso di quanto lo faccia io. Poi comunque io non è che li uso tanto, quindi dategli una bella pulita perché non possono rimanere sporchi i pennelli. Quelli per ora funzionano. E questi sono gli acquerelli. Che volete? Faccio anche gli acquerelli di Tiger. Questi sono acquerelli Giotto. Ma sì, quasi quasi faccio anche quelli di Tiger per completezza. Datemi un secondo. Allora. Apriti. Grazie. Che belli gli acquerelli, quelli economici. Ce la posso fare. Mi sono tagliata le unghie qualche giorno fa. Aia. Quindi faccio pure fatica ad aprirlo. Mannaggia. Ah, ho capito. La posso fare, eh? Abbiate fiducia in me. Adesso spacco tutto, ovviamente. Datemi un momento. Rieccomi.
scusate, qualche piccolo problema. Questi sono quelli di Tiger. Riprendiamo il pennellino. Oh, sono bellissimi sti astucci, sono comodissimi, eh. Sono belli, piccoli, comodi. Ci sono anche quelli grossi, è ancora più comodo. Vediamo, facciamo il viola. Esci da questo corpo acqua. Esci, vai. Vale. Ok. Non ha molto senso fare quello che sto facendo, ma fa niente. Fidatevi. Fidatevi di me. Non c'è niente da fidarsi. Lo sto facendo solo per puro divertimento. Chissà quanto lungo uscirà sto video. Vabbè, oh, più tempo di visual per me, che devo dirvi. E spostiamolo. Questi sono gli acquerelli invece di Tiger. Ok. Che altro manca? Sì, questi. Questi sono i brush pen cinesi. Infatti, come vedete, non sono messi proprio bene bene. E non li ho nemmeno usati più di tanto. Eppure le cose cinesi, cioè, riguardo i brush, dovrebbero essere proprio bene. Forse sono meglio quelle giapponesi, ma... vediamo, scriviamo brush pen cinesi. Poi... che altro manca? Ma magari voi vi annoiate, che ne so io. Io mi sto divertendo, lo ammetto. Ok, questi sono le hybrid gel grip. Sembra una macchina. Hybrid. Allora, come caspita si scrive hybrid? Con la Y? Sì. Allora. Hybrid gel grip. Perché ci deve essere il grip, eh? Ok. E niente, penso che questo sia l'ultimo, questo che sto per fare. Peccato, avrei voluto completarlo sto coso con pennarelli diversi, perché se faccio tutti i pennarelli miei, guarda, non finiamo più. Ed è già lunghissimo sto video. Queste sono le Poldo, i pennarelli Poldo. Poldo? Salutate tutti i Poldo che conoscete. Credo di aver finito. Beh, vediamo un po' come ha reso dietro. Oh, però... nonostante non sia carta proprio adatta agli acquerelli, oh, ha retto abbastanza bene. Si possono usare gli acquerelli anche qua. Appena possibile mi metterò a usarlo questo. Dovrò di completare questa parte qua, qua sotto, perché mi dà fastidio che sia vuota. Diamine. Dovrò escogitare qualcosa. Qualcosa escogiterò. Io sono una persona orribile. Va bene, dai, stiamo scherzando qua alla fine. Ecco, questa. Perfetto. Che è la Uniball Signo. Uniball Signo. Abbiamo un'altra Uniball. Ok. Ah, ecco cosa manca. Questi. Vediamo. Questi sono... questo è l'evidenziatore Faber-Castell. Text liner 48, è troppo lungo. Senti, evidenziatore Faber-Castell è più semplice. Anche la Faber-Castell fa tanta roba bella insieme alla Stabilo. Così si scrive, non mi ricordo. C'ho la memoria veramente. Non si vede nemmeno. Ah, ecco, Faber-Castell. E poi abbiamo anche la Stabilo Boss, che ormai conoscono tutti. Lo sta uscendo bello lungo questo video. Quanto saranno? 40 minuti? Mio Dio, spero di no, che noia, se no... cioè, ve lo dico io che sto facendo il video, che è noioso. Perché io non sono brava a intrattenere come molti altri YouTuber. Oh, dove stai, a viola?
Mi è sparito gli occhi. Ah, eccolo qua. Questo. Reflector. Come avete potuto vedere, pian piano è diventato sempre più buio l'ambiente. Sembra il nome di un super cattivo. Reflector. Avete presente il Reflecta di Miraculous? Ecco, stessa cosa. Solo che è un evidenziatore, stai su. È stato bene fino adesso. Niente, mi manca solo un buco. Devo riempirlo perché è una cosa ossessiva compulsiva la mia. Da fastidio che manchi quel buco. È vuoto quel buco? No, deve essere riempito perché io sono una persona ossessiva compulsiva. Non è vero? Sì, è vero. Come volete. Cosa mi manca? Vabbè, qua ci sono delle penne. Qui c'ho un sacco. Ho un sacco di penne. Qua sono quasi tutte provate praticamente. Nibble Seed, ma anche questa. Vediamo. Questi sono dal tempo delle... dell'inizio delle superiori, questi invece, questi dai tempi delle medie che ce li ho, sono passati praticamente per gli Stabilo Pen 68, quelli che vi ho appena fatto vedere. Sono passati, fatemi ci pensare un attimo, intanto che cerco, 13 anni. Invece, per questi sono passati 10 anni. E rendiamoci conto, sono vecchia io, sono una persona molto vecchia. Cosa mi manca? Bah, facciamo queste qua. Così, per completezza. È una penna sera, ma ha un nome diverso. Ha un nome diverso. Trattosfera. Bene, ora sono contenta perché ho riempito tutto. Oh! Mo ci ho pensato cosa potevo fare. Questi, vedere questi, che stupida che sono stata. Vediamo. No, qua c'è un buco. Facciamo qua. E questa è la Stabilo Oh Pen. Così si legge? Oh Pen. Stabilo Oh Pen. Universal, per la miseria, Universal, la miseria, Universal, basta, credo che vada bene lo stesso, facciamo così, dato che questa è più grossa, facciamo così, ecco, così, abbiamo completato per bene, abbiamo fatto danno, ho fatto danno, però, oh, è carino, dai. Allora, è venuto abbastanza. Allora, Luce, non farmi innervosire pure tu. È venuto abbastanza carino, dicevo, metti a fuoco. Perfetto. Andiamo un po' dietro come sta messo. Vabbè, dai. Ha resistito benissimo. Anche a questo qua. Perfetto. Allora, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi intrattenuto un po', buona giornata e buona serata a seconda del momento in cui state guardando questo video e alla prossima, ciao ciao, e mi sta cadendo tutto, ciao ciao!